Buongiorno a tutti, ringrazio di essere qui a visualizzare. Quest'oggi ho deciso di aiutarvi perché molti di voi mi stanno scrivendo, mi hanno scritto per chiedermi informazioni su come io procedo per fare appunto le mie sessioni metafoniche. Quindi io vi farò vedere oggi online. Qui mentre faccio, cioè, non è che faccio, farò delle prove così potete verificare anche voi come funziona. Allora, intanto per iniziare, perché poi mi sono accorta che tra l'altro, quando io tento di spiegare a qualcuno, scrivendo sui messaggi o su Facebook oppure tramite email che mi arrivano, dove mi viene chiesto di spiegare correttamente tutti i passaggi, tutti i programmi che io utilizzo per appunto per fare le mie sessioni, e mi accorgo che mi viene difficile spiegarlo, ma non perché non so spiegarlo, ma perché se uno visualizza credo che sia più semplice per tutti riuscire a capirci, insomma, a capire. Quindi, bando alle ciance, ho parlato pure troppo. Iniziamo. Allora, innanzitutto, come vi ho sempre detto, io, a parte che io ho un Mac, ma comunque la stessa cosa per Windows, chi ha PC e ha Windows, ha bisogno di Audacity. Audacity è un programmino che si trova, open source, quindi è gratis, non si paga nulla e assolve a tutte le funzioni che a noi interessano e servono. Quindi per prima cosa dovete scaricarvi Audacity. Il link per scaricare Audacity io ve lo metterò nella info box, ok? Quindi lo troverete. Troverete tutti i link sotto di tutti i programmi che io ho utilizzato con le spiegazioni annesse. Mi scuso se ci sono dei rumori di sottofondo, ma purtroppo non posso chiudere la finestra, sotto mi passano i tram in continuazione, se no qui muoio dal caldo. Allora, intanto aprite Audacity, cioè Audacity è in tantissime versioni. Io vi metto il link, ma ovviamente dovete verificare la versione del vostro Windows, perché io so, perché me l'hanno comunicato diverse persone, che ci sono dei problemi di compatibilità con Windows 10. Adesso io non so esattamente se diciamo, in queste settimane hanno potuto, i produttori di Audacity hanno potuto fare qualcosa per questo problema. In caso affermativo, ok, lo scaricate e lo utilizzate così come vi faccio vedere io adesso. In caso contrario, dovete trovare un'alternativa ad Audacity e vi posso assicurare che ce ne sono parecchie. L'importante è che abbia come effetti, ok, adesso faccio una registrazione giusto per farvi vedere gli effetti, ok, stoppo, e dovete andare su effetti e deve avere assolutamente il rovescia, perché l'audio va rovesciato. Quindi l'audio editing che voi andrete a scaricarvi, se non è Audacity, appunto, dovrete scaricarvi qualcosa che abbia la stessa funzione, e siccome per PC so che ce ne sono tantissimi, ma anche per Mac potete trovarli. Non vi sto a fare l'elenco perché onestamente io ho sempre utilizzato questo, mi trovo bene e non, ho provato anche a cambiare, ma per me è un problema. Quindi, iniziando magari ad utilizzare un altro, si fa pratica e poi diventa tutto semplice come Audacity. Questo è il pezzo che io di Audacity ho appena registrato, è un piccolo pezzettino, e quindi lo dovete selezionare come ho fatto io. Qui non è selezionato, andate semplicemente sopra, lo selezionate, come effetti dovete avere il rovescia, lo andate a rovesciare, ok? E poi ve lo andate a riascoltare. Ovviamente adesso non vi faccio vedere questa registrazione perché non serve a niente. E comunque vi faccio vedere che anche dovreste avere il cambiatempo, cioè
A volte le registrazioni sono lo speaker che voi andrete a registrare parlerà molto velocemente, quindi vi ritroverete a avere un reverse, sì, ma avete una registrazione in cui non riuscite a capire bene quello che sta dicendo, perché appunto è troppo veloce. Quindi dovete andare a cambiare il tempo, a modificarlo e a andare a fare meno. Io di solito faccio meno 20, meno 24, meno 30, dipende da come parla velocemente lo speaker. Poi lo vedrete, ok? Quindi poi si fa ok e si va a rallentare qui. Ci sarà un audio rallentato, lo faccio sentire giusto per. Ecco, lì è finito. Sicuramente ci sarà qualcosa di detto anche qui, ma siccome sono parole mie non mi interessa e quindi lo vado a cancellare come traccia. Allora, queste sono le cose basi, eh. Io vi sto dicendo la base che serve. Come seconda cosa, allora si può utilizzare sia una radio online, io utilizzo. Io mi vado a utilizzare questa radio qua, che è una radio online, che inizia subito. Mettiamo mute un attimo perché vi devo spiegare. Questa è una radio online, in AM, FM, LSB, CV, ci sono diverse opzioni. Ok? È una radio online che troverete a questo indirizzo qui, io ve lo metterò poi nelle info box, quindi non avete paura se non riuscite a vederlo, a capire, eccetera, eccetera, poi lo troverete. E mi vado a trovare una stazione, perché qui si sente già, e adesso abbasso il volume, cioè la abbasso il volume, ok? Voi andate su, io vi consiglio di andare su AM. Trovare una stazione straniera, quindi andiamo a cercarla, dove c'è uno speaker che parla. Ok, qui si sente, ma male. Quindi cercate di selezionare stazioni radio che si sentono, perlomeno che abbiano un parlato abbastanza chiaro. Siamo quasi. Qui andate indietro e avanti. Ci siamo quasi. Per togliere qualche disturbo, anche se non vi consiglio di farlo, perché i disturbi servono per avere poi un riscontro migliore. Comunque, se volete ridurre un pochino il disturbo, andate qua su Noise Reduction. Mi scuso, la mia pronuncia fa schifo. E quindi sentirete più chiaro. E andate a registrare il vostro audio cliccando qui su Start. Io vi consiglio di utilizzare come browser Firefox, perché alcuni altri browser non danno la possibilità di fare una registrazione direttamente dal sito. Ok, voi andate quindi, trovate il vostro browser, che immagino non sarà solo Firefox che funziona, a me funziona questo, quindi utilizzo questo e poi vado a fare start, ok? E inizio la registrazione di un minuto e mezzo, due. Io le faccio molto più lunghe, però per iniziare può bastare un minuto di registrazione. Una volta che avete fatto la vostra registrazione, non si sentirà qui la vostra voce, ma soltanto l'audio di questo sito web, quindi soltanto la radio. Poi andate a stoppare. Quando fate stop, chiudo l'audio, potete salvare, perché c'è save, potete salvare direttamente la vostra registrazione, ok? E aprirla direttamente con Audacity. Vedete, io ce l'ho già impostato. Se non dovesse esserci Audacity, perché per voi è la prima volta, fatelo
fate una ricerca su dove volete apri con, dove volete aprirlo, apri con e cercate il vostro programmino. Sarà Audacity nel mio caso, per voi sarà un altro video, un altro audio editor qualsiasi. E così non state neanche a fare salva file. Se poi non avete ancora, volete salvarlo per vostro comodo, salvatelo, potete salvare il file ovunque volete sul vostro computer. Io per comodità me lo apro direttamente su Audacity e così mi arriva direttamente l'audio che io ho appena registrato. Una volta che ce l'avete, il vostro audio, dovete andare a cliccarci due volte. Io faccio subito così e andare a rovesciare. Quindi si rovescia l'audio. Poi io immediatamente vado anche a rallentare, quindi vado a fare cambia tempo e mi vado a mettere un meno 22, meno 23 per iniziare, così mi si rallenta subito. Un'altra cosa che io faccio è poi andare a allargare, a parte la finestra che è più comodo, ok, allargo la finestra. E poi mi vado ad allargare anche direttamente la traccia proprio, la traccia, questa traccia qua tutta me la vado a allargare così se c'è qualche parola in mezzo io riesco a selezionarla meglio. Ed inizio l'ascolto con le cuffie, mi raccomando, inizio ad ascoltare e sento se ci sono delle frasi o delle parole. Vi consiglio di iniziare a pezzi, cioè non tutto. Non ascoltate tutto direttamente, fate così, prendete un pezzo e iniziate ad ascoltare. Adesso alzo il volume così si può sentire un attimo. Sentite che è ancora, a parte che è disturbato, c'è un fischio sotto e non vi consiglio di registrare una roba del genere, però questa è una prova quindi va bene così. È ancora molto molto veloce, quindi io vado ancora, non faccio ripeti cambia tempo perché mi andrebbe a 40, quindi ritorno su cambia tempo, faccio così, magari e lo rirallento, ok? Mi riseleziono un pezzetto di traccia e vado ad ascoltare. Sicuramente ci sono delle parole, vediamo. Si va ancora a fare il ripeti cambia tempo. Sembra che dica disegno così, una cosa del genere. Facciamo anche un rimozione rumore. Elabora. Andiamo a fare la rimozione del rumore. E poi si va ad amplificare. Io ho fatto una rimozione del rumore troppo. Andiamo ad amplificare, sentiamo che esce. Disegno, può darsi che sia. Andiamo a rallentare questa parte qua, così vi faccio vedere un attimo. Poi sicuramente questa non è una sessione iniziata correttamente, ovviamente, quindi insomma prendetela per quello che è, può anche non uscire nulla di sensato. Vediamo cosa dice qua, vediamo se si riesce a sentire, riseleziona questo pezzo. Il zio o inizio? In giro insegno così, una roba del genere. Indio. Indio, indio, indio. Insegno così. Io sento questo. Perfetto. Sembra proprio che voglia, casualmente voglia parlare di quello che, di cui sto parlando adesso, di insegnare a qualcuno. Casualmente, non è un caso, ovviamente non credo al caso. Allora, per
Voi potete fare due cose in questo momento. Siccome avete individuato, in questo caso ho individuato, due parole, una frase di senso compiuto, ok? Voi potete sia aprirvi un testo, cioè un foglio di testo dove scrivere quello che sentite. Io all'inizio facevo così perché non sapevo che esisteva un'opzione di etichetta per mettere sotto e mi scrivevo tutti i pezzi via via che sentivo. Il problema era che andando a riascolto poi succedevano un po' di problemi con ricollocare esattamente i pezzi della registrazione, no? E farli combaciare poi con quello che sentivo, con quello che avevo scritto. Quindi se per voi è comodo, fatelo, vi aprite un foglio di testo e scrivete via via quello che sentite dall'inizio, ovviamente senza saltare passaggi, se no poi fate confusione. Io però non lo faccio, quindi mi chiudo text edit e vado invece a fare un'altra funzione. Aggiungo etichetta alla selezione, ok? Voi lo potete fare da qua, dove sono andata io, adesso ho fatto troppo veloce. E quindi magari non si è visto, scusatemi, ma siccome non lo faccio mai così, è qui, a tracce, aggiungi etichetta alla selezione, che si fa perfetto così. Si fa CMDB, è questo. Si deve cliccare CMDB, nel mio caso, ok? Qui ve lo fa vedere. Quindi modifica etichetta, aggiungi etichetta alla selezione, eccolo qua, è in tracce, ok? Una volta che voi avete questo, sarà, lo andate ad aprire con queste freccettine qua, lo andate ad aprire fino alla fine e qui potete scrivere dentro quello che avete sentito. Dunque, me lo vado a riascoltare. Io non ho le cuffie in questo momento, quindi sento anche male quello che ci può essere, che può essere uscito fuori da questo audio. Comunque, andiamo a risentirlo. Io sento invio e vado a scriverlo invio, insegno, così. Ok? E andate avanti poi nel secondo pezzo. Andate a fare la stessa cosa, prima provate ad ascoltare. E qualcosa c'è, però è molto molto veloce, quindi noi andiamo a fare cambia tempo di nuovo. Io andrei a rimuovere anche il rumore, rimozione rumore, rimozione rumore. Non andate a fare come me prima che ho fatto elimina, andate a fare isola. Perché se no vi toglie tutto, poi vi tocca amplificare. Prima di fare questa operazione aspettiamo. Quindi togliamo soltanto un po' di rumore. Io lo sento ancora molto veloce, vado a cambiare leggermente il tempo. Ok? Leggermente. Perfetto, sentiamo questo. Cosa dice? Molto molto veloce. Se poi vi accorgete che non finisce la frase, andate più avanti perché non troncate le parole a metà, cioè come ho sentito in tante metafonie. Veramente una cosa allucinante, non si tagliano le frasi, le parole, si cerca di farle terminare, fatele terminare le parole, le frasi. Vediamo se ha un senso quello che io sto sentendo, perché non lo so. Allora andiamo a rimuovere il rumore, questa volta io faccio elimina, perché poi dopo me lo vado a riamplificare. Me lo vado ad amplificare perché toglie di più il rumore, non tantissimo, non amplifichiamo tanto. E sentiamo.
sentiamo. Hanno eseguito su. Vediamo se finisce la frase. Hanno eseguito su. Hanno eseguito sul telefono. Boh, può essere. Intanto andiamo qui e vediamo se finisce poi il telefono lì. Sul è sicuro. Sul. E finisce presa poco qua, quindi vado CMDB, hanno eseguito sul, questo è quello che sento. Andiamo a vedere se qua finisce la frase con telefono o con qualcos'altro, quindi io tolgo tutto il rumore questa volta, lo vado proprio a eliminare, vado a amplificare. Vediamo, sentiamola. Telefono o telecom? Bah. Vediamo se finisce qui. Telefona. Telefona lì. Io sento così. Io ce lo scrivo dall'icona lì, sembra che parli esattamente di quello che sto facendo io, scusate, non lo sto facendo apposta, ovviamente sono tutte cose improvvisate. Vi faccio vedere un altro pezzo giusto per, quindi io vado intanto a togliere questo rumoraccio qua che veramente dà fastidio. Dall'icona lì sembra che parli delle icone, stranamente. Rimozione rumore, andiamo a rimuovere anche questo rumore facendo elimina. Io in questo caso faccio elimina, ma voi cercate di fare isola all'inizio e cercate di trovare magari cose più chiare di questo. 8 decibel troppo, facciamo così. Questo cambia la voce, è di una voce femminile all'apparenza. È logico. Era? Va? Vediamo. Finiamo di selezionare. È logico? Era la fonte? Non so, io sento questo. Proviamo a togliere un po' di rumore da qua. Vediamo, sentiamo, anzi andiamo a amplificare un pochino anche per voi. Era? Non so che pezzo è, fammi sentire. Io lo taglierei questo, perché è una continuazione dell'icona lì, ma non si capisce nulla. È logico, qui dice è logico e si sente, è logico. È logico, stesso discorso, CMDB, è logico.
C'è la dubbi, sento dubbi. Vediamo se va avanti. Abbiamo tempo. Allora, qui intanto io sento c'è la fonte, mi sembra abbastanza chiaro. È logico, c'è la fonte. Si fa ripetere a me tempo. Loro sono molto criptici, usano molto dei termini diciamo che vanno interpretati, però io a volte cosa faccio? Quando una frase non mi torna, io la vado a rirovesciare, quindi riporto l'audio in originale, perché si può fare anche questo, nessuno dice di no. Proviamo a vedere se io rovesciando questo pezzo di audio ci trovo qualcosa che ha a che vedere con c'è la fonte, ok? Rovescio. Io so dirvi di più, perciò ce lo metto. Io so dirvi di più. E andando avanti, poi sento. Qui questo pezzo si può togliere perché non si capisce niente, però questo. Rovesciamo anche questo. No, troppo veloce, cambiamo tempo. Riproviamo a rirovesciare, non dice niente. Potrebbe essere anche Gesù, ma questo è molto difficile da comprendere. Bisogna andare avanti e verificare se più avanti, cioè se poi nell'ascoltare questa composizione, la cosa trova un senso. Io vado a togliere questo, si taglia questo proprio, perché è il rumore, vi ricordate? È rumore, lo taglio. Spina, la morte spina. Allora, questo si sente bene, che dice la morte. Quindi si va a fare proprio centellinare. Vediamo dove finisce. Ancora no. Credo finisca più o meno qui. La morte. Forse sfida? No. Io faccio rovescio, vediamo cosa esce. La morte. Parce de nuevo. Là.
delle... Marchio delle nostre amici. Le nostre amici. Le nostre amici. Le nostre amici. Prima che usciamo. C'è un lascia, la morte lascia. Allora, qui c'è il lascia. Lascia. Questa qui non la capisco. Non è detto che si debba capire tutto, ragazzi. Questa non la capisco. Allora, io quando succede questo... Quando succede questo, io non è che la taglio per il momento, perché potrebbe avere un senso dopo. Cosa faccio? La lascio in sospeso, non metto etichette e vado avanti. Allora, questo è uno dei metodi. Qui è uscito fuori... Sono uscite fuori delle frasi che hanno un senso, cioè io ve le seleziono e ve le faccio riascoltare. Dopodiché andiamo avanti, vi faccio vedere l'altro metodo, ok? Perché poi ce ne sono altri. Quindi quello finisce qua, quello che abbiamo ascoltato fino adesso, e inizia. Quindi io insegno così, ok? Hanno seguito sul dalle cose lì. Hanno eseguito su. È logico, c'è la fonte. Io so dirvi di più. Ci siamo. Qui sento un Gesù. La morte lascia. Lascia, c'è qualcos'altro, quindi sono andata un po' oltre. Vediamo. Morte lascia. Ok, comunque questo è quello che ho sentito. Senza chiedere nulla, e appunto è uscito fuori questo, già senza chiedere niente. Quindi la comunicazione è sempre aperta. Poi ovviamente dovete iniziare la sessione chiamando a raccolta le vostre guide, cioè chiamandole e chiedendo quello che dovete chiedere. Io senza chiedere nulla, io insegno così, è già qualcosa di sensato, cioè di logico. Cioè, quindi questo è uno. Quindi una volta che voi poi avete, diciamo, trovato le cose da fare, fate altro che cioè, avete tutto il file che vi interessa, ovviamente non sono andata fino alla fine, e chiudete, cioè, salvate il progetto, ci mettete un nome, che ne so, prova 1 per esempio, e lo mettete dove vi pare. Io ce l'ho in download, però potrete scegliere desktop, così lo salvate. Ve lo salva e vi mette il progetto lì. Ok, questo è il progetto e questi sono i file annessi, diciamo. Potete chiudere Audacity. Cioè il progetto lo potete chiudere. Questo è quello di prima, non lo salvo. Ok, e questa è la prima parte.